la stretta creditizia. Glielo dimostro con un esempio, che cos'è la stretta creditizia. Facciamo il caso che un'azienda, per mettere su la sua attività, ha bisogno di una certa quantità di denaro. Allora prendi i soldi in prestito da una banca. Che cosa avviene? Quando si chiede i soldi in prestito da una banca, si fa l'operazione che si chiama il fido, per lo più. E allora che avviene? Che normalmente, se fosse il rapporto corretto, la banca dovrebbe chiedere in restituzione il denaro dopo che si è chiuso il ciclo produttivo e che l'azienda ha messo sul mercato il prodotto, ha venduto e è rientrato del denaro. Mentre quando è che si ritira il credito? Quando l'azienda è nelle condizioni di non poter pagare, perché non ha ancora realizzato l'utile. Ecco la stretta creditizia. Non solo, ma durante il rapporto si crea la capitalizzazione degli interessi, cioè l'anatocismo, e quindi si rende impossibile quasi il rientro in alcuni momenti. E questa situazione di vessazione nei confronti delle imprese aumenta in maniera direttamente proporzionale alla crisi che sta vivendo la stessa azienda, così che alla fin fine è ineluttabile il fallimento della stessa. Certo. E io mi volevo ricollegare a proposito. Voglio dire su questo, prego. No. Mi volevo ricollegare alla telefonata del precedente spettatore che parlava della sua, come se era riconducibile la teoria monetarista, che in realtà la peculiarità della proprietà della moneta è quella di vedere e di studiare la moneta da un punto di vista giuridico, cosa che fino ad oggi non è stato mai affrontato. E quindi è la prima volta che si parla di proprietà popolare della moneta. E quindi quando lo si affronta con i canoni e i criteri di studio del diritto, è chiaro che possiamo dire che è la teoria giuridica della moneta, se vogliamo proprio dare una definizione sistematica. E relativamente al problema che veniva affrontato per quanto riguarda l'anatocismo, ecco che noi dovremmo renderci conto, perché questo è il momento più di immediata percettibilità, ma non è il momento più eclatante truffa che subiamo, perché chi si accorge attraverso l'estratto conto che ogni 3 mesi vede capitalizzati i propri interessi, mentre quando versa un importo a credito nell'istituto vede alla fine dell'anno forse un 5% di interessi, si accorge certamente di una cosa dannosa, non giusta e contrastante con i principi generali, ma questa è addirittura, purtroppo, la minima parte della truffa che subiamo. Perché la grande truffa la fa la Banca Centrale all'atto dell'emissione, carica il costo del denaro del 200%, ci espropria dei soldi nostri e ce li presta. Ecco. Sì. Pronto?